Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo di nuovo su Shikoden 5. È vero che vi avevo promesso che avrei livellato, avrei fatto tanta roba, avrei fatto i setup tutti, eccetera, eccetera. Però ricordandomi quanto tempo si va a perdere per fare una cosa del genere, preferisco in realtà tagliare corto, mettiamola così, e rendere anche il tutto un po' più interessante, non shottando praticamente il boss con un colpo solo. Anche perché poi, se riuscissi a recuperare i miei salvataggi su PS2, sarebbe anche interessante farvi vedere qual era il mio setup per il boss finale e come praticamente sono riuscito poi a praticamente shottarlo in un turno. Sarebbe figo, però non so se la mia PlayStation, dopo lo sforzo che ho fatto su Final Fantasy IX, riuscirà mai ad accendersi e riuscirà mai a sopportare questa cosa. Ma se dovessi riuscirci, sicuramente lo metterò in un video, lo metterò nel video, farò un taglio, un qualcosa, vi farò vedere. Comunque, siamo pronti, siamo davanti alle rovine e siamo pronti per partire con i tre parti che dovranno affrontare le tre strade. Ah, mi seleziona già i gruppi. No, riorganizziamoli. Riorganizziamoli. Allora, io ho portato ovviamente il mio personaggio al 60, mentre invece gli altri comunque sì, hanno dei livelli discreti, sono tra il 50 e il 55, che sono più che sufficienti per completare il tutto. Allora, io me devo mettere con lui, devo mettere assolutamente i Miyakis, che mi permette di fare l'attacco combinato. Poi ovviamente dobbiamo mettere anche faccio i parti e ve li faccio vedere che è meglio. Perfetto, ho fatto i parti, ho fatto i team. Ora però sì, lo devo sistemare perché giustamente sono tutti messi a caso. Per quanto riguarda Shikoden, in generale, ovviamente, ma nel 5 più che negli altri Shikoden, è importantissima la distribuzione dei personaggi, perché la prima linea è considerata come linea C, quindi corto raggio. Le due linee centrali sono considerate medio raggio e l'ultima linea invece è considerata lungo raggio. I personaggi che vengono messi nel mezzo, come in questo caso Miyakis, che praticamente è tra la prima e la seconda linea, vuol dire che lavorano bene sia come medio che come corta distanza. Stessa cosa ovviamente per Belkut, che in questo caso è inserito tra la quarta, anzi tra la terza e la quarta, che vale sia per medio che lungo raggio. Quindi in questo caso dobbiamo necessariamente posizionare Belkut davanti, Miyakis va bene lì, poi il principe messo dietro Miyakis, Katari assolutamente al posto di Din, anzi in questo caso potrei... minchia, qua vedete ho fatto un errore, perché ho dimenticato il fatto che Miyakis fosse a corto raggio, però la risolviamo questa cosa perché... In realtà, oddio, ho sbagliato, scusatemi, perché in realtà Miyakis a me qui serve soltanto per l'attacco combinato col principe, quindi posso anche giocarla dietro, non è un problema. Ok, e possiamo andare avanti così. Ora, gli altri personaggi non posso fare il team, mi sa. Cioè, non posso ridistribuirli, o forse sì, perché poi, se non ricordo male, avanzavamo tipo, ecco, esatto, prossima squadra, vedete? Perché c'è un dungeon che dobbiamo risolvere. Quindi ci saranno anche delle leve, ci saranno tutto che dobbiamo risolvere. Allora, formazione, ecco, qui abbiamo la formazione standard, mentre invece noi mettiamo illusione e poi facciamo riposizione. Quindi mettiamo Rugrahal davanti, Zegai dietro, Leon dietro e poi Zerase e Bernadette che possono tranquillamente stare qui dietro. Quindi loro sono praticamente una formazione bella e fatta. Tra l'altro questa è anche la prima volta in assoluto che utilizziamo altri membri del party. Ok, prossima squadra. Abbiamo Zegai. Zegai, stessa cosa. Formazione. Illusione.
riposizione. George e Kyle messi davanti, Levi che va bene messo qui, Keeley va benissimo qui sotto in fondo, e poi mettiamo Zweig dietro Alzared, e quindi anche loro hanno il team bello che è pronto. E come vi ho detto, praticamente tutti i miei personaggi sono a circa a livello 60, sono tutti oltre il 55. Ok, primo muro che abbiamo buttato giù, che è questo centrale, quindi dobbiamo necessariamente continuare. Ci saranno forzieri che dovremo prendere, stivali del sole, ecco, questo è l'equipaggiamento finale vero e proprio. Ok, andiamo avanti, perché lì c'è il muro che non mi ricordo neanche se ci possiamo andare là. Ok, altra squadra, qui ancora siamo bloccati, forse Leon si era sbloccato, esatto. Quindi qua possiamo sbloccare altri muri. Ah, si è sbloccato quale? Esatto, il muro del principe. Ok, quindi vuol dire che possiamo andare avanti con lui dopo. Però noi fin quando possiamo andare avanti, ovviamente andiamo avanti anche con la squadra di Leon. Ok, andiamo avanti. E qui abbiamo Cappello Grigio, che vabbè, interessa ben poco. Bene, possiamo andare alla prossima squadra. Poi ricambiamo, perché adesso è il principe che può andare avanti. Tra l'altro ora col principe posso equipaggiare anche... Ah, corazza filevento, madonna mia. Quanto è migliorato. Attacco sole, però vabbè, anello del sole mi sembra un po' esagerato. Cappello grigio che a Jean va benissimo. La corazza a fine vento. Eh sì, stivali del sole. Ecco, come potete vedere, praticamente aumentano tutte le stats in modo direi anche abbastanza evidente, proprio perché il set del sole è appunto il set finale del gioco, quindi ci sta. Ok, qui abbassiamo, che abbassiamo un'altra zona, che però aspetta, questa qual era? Perché no, tu qua hai il forziere. Ah, sì. Allora, sì, dovrebbe essere, infatti, quella che va da questo lato, quindi devo fare 1 e 2, scendere e andare da questo lato. Let's go. Probabilmente il team di Leon è forse quello più debole in realtà, ora che ci sto facendo caso, perché forse sì, è quello un po' più debole. Ah, ecco, si è aperta la porta laterale per Zweig, ok. Quindi ricordiamocela questa cosa. Noi fino a quando possiamo andare avanti con Leon andiamo avanti. Ok, bloccati. Quindi andiamo avanti. E Zweig, quindi dobbiamo tornare indietro. Guarda come corricchia Zweig, guarda che bellino. L'animazione della camminata di Zweig, guarda, tipo top 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 top. Abbiamo un militare che trotta. Ok, ora lì è bloccato, qua dovrebbe esserci forse il forziere. Ah, esatto. Qui sblocchiamo la porta di Leon. No, sblocchiamo la porta di qualcuno, che là c'è un altro forziere. Qui c'è la tenuta reale, OP. Allora, torniamo. Ok. Altro forzieruccio.
Corazza del Sole. E qui sblocchiamo un'altra stradina, che è quella di Leon. E tra l'altro siamo praticamente arrivati al boss con il party di Zweig. Anche perché la tenuta reale, se non sbaglio, andava al principe. E la corazza reale... Ah no, anche la corazza del sole posso dare a lui. Vedi, mi ricordavo allora sta cosa. No, però tenuta reale la daremo a Leon. Allora, qui c'è l'altro forziere. Casco del sole. Sì, perché qui si ottiene praticamente tutto il set del sole, che come potete vedere aumenta di una cifra anche non indifferente tutte le stazze, proprio perché la tenuta del sole è proprio l'endgame. Quindi, allora, con Zweig siamo arrivati al boss, con Leon ci siamo quasi, e con il principe credo pure, eh? Perché non credo che manchi molto. Esatto, qui. Ora Leon diamo. Allora, il moda cavaliere lo possiamo dare qua. Questa la possiamo dare qua. Ecco, tenuta reale la diamo a Leon. Qui Bernadette che guadagna un botto. Anche perché appena arriviamo al boss, ovviamente li faremo tutti in sequenza. Ecco, vedete, anche qui siamo arrivati praticamente al boss con Leon. Però qui c'è un altro forziere, se non erro. E tra l'altro, sì, ecco qua. Guanti del sole, esatto. Abbiamo preso tutto il set del sole. E qui c'è il boss. Quindi... ecco qua, qua possiamo aprire... che se non sbaglio apre, esatto, l'ultima parte del principe, perché tu ancora qui sei bloccata, perché il boss si trova esattamente dove c'è lo spiazzale grande, quindi nel momento in cui andremo verso lo spiazzale grosso, ecco qui ancora possiamo fare un Kaiser. Qui invece andiamo ad equipaggiare i guanti del sole. Ok. Ecco, ora allora dovremmo arrivare anche con il principe. Ok, qui abbassiamo e dovrebbe abbassarsi quella di Zweig, giusto? Sì, perfetto. Perfetto. Qui andiamo avanti. Ecco, e qui siamo praticamente arrivati al boss anche per il principe. Qui non mi ricordo se c'era altro. Esatto, qui abbiamo il mezzo cappotto fanteria, che vabbè, questi non vanno bene qui, ma sicuramente per Leon sì. Allora, noi qui siamo bloccati ancora per il boss, quindi andiamo avanti. Leon adesso è libera, quindi può affrontare il boss, ma noi andiamo avanti perché abbiamo liberato la strada a Zweig. Ah, abbiamo fatto lo shortcut. Ok, sì, quella strada era praticamente uno shortcut. Non mi ricordavo in realtà si potesse fare lo shortcut, ma credo che sia giustamente per tornare indietro se magari uno non avesse avuto la voglia o la possibilità di poter sconfiggere il boss. Comunque, cominciamo ragazzi. Adesso possiamo affrontare tutti i boss praticamente uno dopo l'altro, cominciando con la squadra di Leon, dove Leon però... ah, pensavo... bah, vabbè.
dove appunto Leon adesso, ecco qua, affronta il primo boss, il Girtablulu. Presente a caso. Ecco, qui possiamo fare combinazione con con Zekai, che però non ce l'ha. Vabbè, ma Zekai giustamente ha la runa di livello scarso. Va bene, però facciamolo lo stesso. Qua mettiamo questo. Poi tu qua fai flusso gentile. Qui ovviamente è inutile trattenersi, cioè andiamo proprio all in, letteralmente all in. Madonna quanta resistenza. Ha una resistenza elementale pazzesca. Puttana miseria. Non me lo ricordavo sto attacco così. Non me lo ricordavo proprio. Ma qui... Oddio, ma... Lo posso fare anche su di lui? Ma non credo che funzioni. E l'ho detto, forse il team di Leon effettivamente è quello più scarso, eh. Perché la resistenza magica è incredibile di questo boss. Wow. Non pensavo si potesse fare. Si gode. Si gode proprio allora. Tu va bene, attacca. Tu ovviamente acqua corrente fai... Sì, fai sempre questo. Tu qua fai così. E andiamo avanti. Ah, più che altro non mi ricordavo quell'attacco... Quell'attacco trottorellante. Cioè l'attacco trottolerlante mi ha spiazzato in una maniera pazzesca. Cioè vabbè, avrei potuto tankare con delle difese più alte. Io l'ho detto ragazzi, non ho farmato, non ho fatto, non ho comprato armature né niente. Cioè sono praticamente tutti con i loro equipaggiamenti di base. Li ho solo aumentati di livello per dargli quelle statistiche in più, ma niente di... Cioè niente di estremamente importante. Ecco, a quello gli è finito la... Ah no, ancora c'era il fuoco. Sì, tu fai sempre flusso gentile. Va bene, se continua ad attaccare in questa maniera, siamo tranquilli alla fine. Lo possiamo gestire, perché avere comunque un buon quantitativo di HP mi consente di tankare anche danni più grossi. Però il problema è che non so manco se ha una posizione di... calla. Bon.
Ecco, questo lo possiamo fare. La morte istantanea non credo funzioni contro il boss, almeno contro questo tipo di boss non entrerà la morte istantanea, perché giustamente i boss sono immuni alla morte istantanea. E guardate tra l'altro la resistenza, cioè avrei dovuto fare 300 danni, invece ne ho fatti soltanto... vabbè. Completamente no sense sto attacco. Proprio completamente no sense. Ma anche perché... giustamente io ora non lo posso resuscitare più. Oh, quello io non so se attaccandolo fisicamente forse mi conviene di più. No. Cioè, boh, oddio, forse sì. Terra e vento combinati, che tanto non faranno lo stesso, non faranno un Kaiser di danno, credo. 120, mamma mia. Scandaloso. Qui fortuna da un lato che non ho messo la runa dell'incremento, perché sennò dopo i tre turni sarei già praticamente morto. Perché la runa dell'incremento, giusto? Ok, abbiamo vinto. Perché la runa dell'incremento ti dona praticamente tutte le... ti dona tutte le statistiche aumentate, però dopo tre turni praticamente crepi. Perché ti porta un HP. Ok, battuto il boss, ora si apre la strada, esatto, per il secondo boss. Però noi possiamo andare avanti. E praticamente raggiungere la parte finale. Una volta raggiunta la parte finale, passeremo automaticamente al prossimo party. Ok, come potete vedere Leon è arrivata sana e salva. Adesso abbiamo Zweig. Che affronta il suo boss. L'attacco coop con Kyle non ha completamente senso farlo, proprio ve lo dico in maniera molto tranquilla. No, tu per ora vai avanti, levi. Io non ricordo se lui aveva resistenza elementale, cioè questi in realtà sono tutti boss che dovrebbero avere una forte resistenza elementale, perché sono praticamente tutte le creature a guardia della runa del sole, quindi dovrebbero in realtà avere, esatto, un'ottima resistenza elementare. Fortuna che ho George, che è un mostro senza senso. Che se gli parte il critico fa mille a botta. Veramente molto molto forte. E qui facciamo la runa combinata con Killey. Bello. Bravo George. Così si fa. Critici in abbondanza. Vabbè, George comunque è fortissimo, perché lui già di base è fortissimo, ma al tempo stesso l'ho allenato un pochettino, lui l'ho allenato, e quindi l'ho detto, probabilmente il team di Leon è quello più debole, era quello più debole. Gli altri team dovrei tranquillamente giocare molto molto easy. Qui non mi è partito. Ok, già è stanco. Vedete, già è tipo
più calato, quindi aia. Come ti permetti a fare danno a Giorgio? Lui non deve morire. Ole. Perfetto. E anche qui ce la siamo cavata piuttosto bene. E ora abbiamo l'ultimo team, quello del principe, che in teoria sulla carta è quello più forte, anche perché ho sia Din che Belkut che possiedono la runa della rabbia, quindi dovrebbero fare molti più danni rispetto in generale a tutti quanti gli altri. Poi il principe ha anche la runa dell'incremento, quindi per i primi tre turni sarà un mostro senza senso, quindi dovremmo cavarcela piuttosto bene. Ok, boss, eccolo qua, il picciono gigante. Anche loro fanno l'attacco cooperativo. Vediamo quanto levano con l'attacco in cooperativa loro. Sono curioso. Oh. Ok. Katari invece dal fondo farà soltanto danni, perché... Peccato che Katari non gli ho messo la... Ecco, a Katari incremento gliel'avrei dovuta dare probabilmente. Ecco, già qua. 3.500, ottimo. A Katari avrei dovuto darle effettivamente l'incremento. La runa incremento a Katari è un qualcosa di incredibile. La fa diventare un mostro, vi giuro, un mostro senza senso. Vediamo quanti danni fanno, perché non me lo ricordo. 643. Forse mi conviene farli attaccare singolarmente. Ah! Questi tre turni li devo sfruttare per fare tutti sti danni col principe, perché lo posso shottare praticamente. Ecco, già è stanco. Vedi, 370. Din, non morire. Minchia, li ha confusi. Merda. Ecco, risveglia un alleato non cosciente. Diciamo che Jin l'ho portata... Eccola. L'ho portata proprio per questo Jin in realtà. Ecco, ora sono a 1 HP. Perché la runa incremento è finita. Scudo lucente. Loro non sono non morti. E poi comunque hanno una resistenza anche incredibile. Ottimo, Din. Questa è la tecnica che giustamente aiuta. Anzi, no. Tu, aspetta, runa cosa avevi? Ok, runa del falco, falla. Runa incremento è finita. Quindi purtroppo non faremo più gli stessi danni, però ok, morto anche l'altro boss. Katari. Mia piccola Katari. L'ho detto, Katari è un personaggio che è fighissimo. A me piace un casino. Perché essendo comunque col fucile, tu la posizioni dietro, proprio dietro, le dai incremento, le dai rabbia e lei ti tira 1.500, 1.600 tipo ogni turno così. Proprio a tempesta. Ok, ragazzi, questa è tutta la parte dove noi non stiamo salvando, tra l'altro, eh. Ah, principe. State bene, non siete ferito, vero? Vedo che non è cambiato niente tra voi due.
Ora che ci siamo tutti, andiamo avanti. Da questa parte. Aspetta. C'è qualcosa che si avvicina e non sembra umano. Forse i guardiani delle rovine sono ancora qui. Joe, Leon, andate avanti con qualcuno del gruppo. Gli altri resteranno qui di guardia. Esatto, questo serve semplicemente per... questo serve semplicemente per, appunto, smembrare tutti quelli che abbiamo portato finora. Infatti noi possiamo portare adesso tutti, in teoria. Ah no, forse possiamo portare solo quelli, esatto, solo quelli che ci siamo portati dietro. Che in questo caso io mi porto assolutamente Zerase. Mi porto assolutamente Katari. Mi porto assolutamente... ci starebbe Bernadette in realtà, però George deve rimanere dietro e a me servono anche quelli che attaccheranno in prima linea, quindi mi sa che Belcut comunque sia me lo devo portare. E non so se portarmi anche Dean o se al posto di Dean potrei portarmi Miakis, in realtà. E poi abbiamo, ragazzi, comunque l'entourage, che ce li possiamo comunque portare. Ecco, vedi, c'è la frase Belcut, vieni anche tu, grande, andiamo. Quella appena vede Belcut impazzisce. E mi porto Jean. Sei sicuro? Sì, mio caro. Ok, andiamo. Contiamo su di voi. Prendete la runa del sole. George, non ti deluderemo. Eh sì, ragazzi, perché adesso ci siamo. Siamo letteralmente alla fine. Però non è ancora finita, in realtà. Perché, esatto. Allora, formazione... riposizione, dobbiamo mettere Belcut davanti, Miakis davanti, Zerase dietro, Katari, aspetta, Katari al posto di Zerase e poi così. Questa sarà la mia formazione. E sì, ragazzi, c'è un duello importantissimo che tra l'altro è un duello che separa il bad ending dal good ending. Non è un boss, fortunatamente. Dolph? Allora ci sei solo tu tra noi e Lord Godwin. Puoi ben dirlo. Capisco. Principe, lasciate che ci pensi io. Principe, vi prego. Posso affrontarvi tutti e due contemporaneamente? Non mi importa. No, sarò io a sconfiggerti. Non hai nessuna chance. Ma se insisti... Sì, ragazzi, duello. You can't defeat me in that condition. Surely you realize that. I won't know until I try. I won't let you suffer long. Ah! Non me la ricordavo la frase. If you can't even dodge a move like that, you might as well give up. Male, stiamo andando malissimo. Still standing, huh? Okay. But will you be able to withstand this? I see right through you! Well, well, what a surprise. I didn't think you'd be able to counter that. See, you feel weak, don't you? Just shut up! Okay, che abbiamo fatto noi il danno. So, you still had that much strength left, huh? But will it last? See, you feel weak, don't you? Just shut up! Il problema è che lui ha le frasi molto criptiche. So, you still had that much strength left, huh? Quindi questo but will attacco. It last? That was very good indeed, but it won't happen again.
Anything wrong? Anything wrong with you? Che sono belle le frasi quando si scambiano di posto, tipo la guardia. If you're in that much pain, why don't I just end this right now? I see right through you! You did very well. I guess I should stop going easy on you. Ok, qua fa la super mossa. I won. You did very well. However. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ecco, però adesso cosa succede? Ma che... Ole! Ma come... Ti avevo detto che non avevi nessuna possibilità. Il mio corpo è già mezzo morto. Eh? Forse sono in overdose. Le mie ferite non sanguinano e non provo dolore. Il corpo perfetto per un duello mortale. Che tra l'altro guardate Dolfo come ha gli occhi spenti, proprio perché lui è fin da subito. È stato da sempre così. Ma perché? Sono stato io a uccidere la moglie di Sua Eccellenza. Quindi mi sono sorpreso quando loro mi abbiano accolto dopo lo scioglimento della porta dell'occulto. Per ripagarli ho assunto ogni tipo di droga per poterli servire al meglio. Mi hanno usato per i loro scopi, ma a me andava bene lo stesso. Mi bastava poter continuare a uccidere. Tu sei pazzo. Comunque, ho detto anche troppo. Facciamola finita. Ecco qua. Dolph. I'm sorry, Prince. I'm all right. Let's go, Prince. Ecco qua, vedete, già qui si è vista un qualcosa di positivo, no? Cioè che l'abbiamo praticamente fermato subito. Perché appunto lui si è ricordato di ciò che era successo. Is this? You're earlier than I expected. I guess I underestimated you again. Even though that's precisely the reason our side lost. Lord Godwin. Don't worry. The reason I melted that glacier was to lead you all here. I had no intention of flooding Felena. I love Felena as much as you do, you know. Then tell me, why? Why did you kill so many people? Why did you destroy so many lives? Tell me why! I wanted Felena to be a strong, prosperous country. I truly did. But I think we became spellbound by the power of the Sun Rune before we even realized it. We started to think that absolute justice was on our side, and that it was all right to destroy anyone who disobeyed. Just like Queen Arshtat. But don't misunderstand me. I'm not saying that all of this happened because the Sun Rune bewitched me. Actually, it's more like I chose to let the Sun Rune's power intoxicate me, and in the end, I lost. But what about you, the victors in all this? Can you really say you're all that different from us? Can you swear to me you'll pass the Sun Rune on to the next generation without getting lost in its power? Idealistic youth. If you speak the truth, then prove it to me. Esatto. Praticamente Lord Godwin si è fatto uccidere dalla runa, si è praticamente incarnato nella runa. E qui appare il boss finale. Ovvero l'incarnazione della runa del sole con runa del crepuscolo e runa dell'alba. Vedete? Ci sono l'incarnazione della runa del sole
e poi lo spirito custode calore e lo spirito custode luce, che sarebbero ovviamente runa dell'alba e tutto. Allora, qui in realtà noi dobbiamo semplicemente focussarci sulla runa del sole, perché in realtà non c'è bisogno di attaccare i minion, se così si può dire. Cioè, il nostro obiettivo è eliminare la runa del sole. Una volta eliminata la runa del sole, anche i minion vengono sconfitti. Here we go. Quindi a noi basta attaccare comunque il centro. Hanno ovviamente una difesa magica della Madonna loro, eh. È ovvio. I danni sono anche abbastanza discreti, considerando il fatto che comunque sono, diciamo, tre nemici. Eccala. E già Belkut è andato a cagare. Certo, avrei dovuto mettere probabilmente Jin o qualcun altro che... Peccato che sia morto Belkut, perché sarebbe stato bello tenerli tutti in vita, ecco. Here we go. Però è anche vero che non avendo armature, non avendo praticamente nulla, giustamente io subisco. No, mia Kiss, me l'ha shottata, ma che... Cioè, ma veramente hanno ste difese di cartapesta? Non me la... Cioè, veramente, a sto punto veramente li pompavo. Allora, io qua devo fare l'ultimo attacco coop per sfruttare la runa... Per sfruttare, diciamo, la runa incremento. Here we go. Prince. Dopodiché andiamo dritti con le rune del crepuscolo unita alla runa dell'alba per curare, fare danni, eccetera, eccetera. Anche perché appunto, cioè, il principe muore praticamente. Se non muore Leon già adesso. No, fortunatamente no. Aspetta però, perché se l'attacca anche la runa del sole... Eccola, ma porca miseria. Madonna, che sfiga però che ho. Cioè, veramente è incredibile. Proprio sfiga incredibile. Anche perché non credo che gli manchi tanto come HP. È la prima volta, tra l'altro, che affronto il boss finale di Shikoden 5 con un team, tra virgolette, scarso. Perché in realtà il team non è scarso. È semplicemente il fatto che non ho difese, perché non le ho fatte. Cioè, nel senso, non ho costruito un party con difese. Cioè, proprio non... Eccola, Katari che si è completamente distrutta. Oh, e rischio anche di perdere, tra l'altro. Cioè, io qua rischio di perdere. Cioè, io qua potrei resuscitare, giusto? Però credo che... Io debba sopravvivere prima a questo danno. Sì, qua purtroppo le difese mi servono. E io non ce le ho le difese. Lo so, questo è un mea culpa grosso quanto una casa. Perché va bene magari non potenziare gli attacchi e tutto, però almeno...
Però diciamo almeno... almeno le difese dovevo alzarle. Questo è stato proprio brutto da vedere. Un mea culpa grosso quanto una casa. Anche se non credo che manchi molto. Forse. E infatti. Lo sapevo io. Okay? Leon. Leon, you guys okay? Leon. Sure about this? Well then,
Looks like I was actually able to keep my promise to Farron. Oh, my eye? Well, I never said I lost my sight, did I? I can see just fine, thanks to Farron. I wore the eye patch as a constant reminder to never get overconfident. It's not like I lied to you. Don't look at me like that. I've decided to leave Felena. No matter what the circumstances, the fact remains that I killed the Queen. I can't remain in this country after having committed such an act. Do you want to come along? All is as it should be. Yes, I'm sure nothing like that will ever happen again. Indeed. And that's all. The policies of the new parliament are supported by the majority of the citizens. I see. Thank you. Princess, you must be so tired. No, that's not it. All I'm doing is just sitting here. Compared to the effort of the people pouring all their strength into reviving this country, this is nothing at all. But still, I wish the prince were here for you. Don't you agree, Lucerina? Huh? You know, Nikki's. I'm not a princess anymore, and my brother isn't a prince anymore either. Oh. I'm so sorry. I'm sure I'll get used to that eventually. No, don't worry. I love you just the way you are. Brother's traveling all around, seeing the world for me. And when he comes back, I'm not going to let him sleep until he tells me everything he's seen. Oddio, da solo il protagonista che sconfigge il boss finale ha un che di romantico. That's strange. Esatto. I can't move. I'm sorry, Prince. I'll just need some rest. Prince, why are you looking at me like that? Don't you know? It's finally over. Let's go home, okay? The princess is waiting for you. Just like before. You, the princess, everybody. Everybody. Non è buggato il gioco, ragazzi. Qui non c'è audio veramente, perché è lui che ricorda Leon, no? Perché in questo momento Leon è morta. Ed è morta definitivamente.
ci sono tutti praticamente. Si sono riuniti Giselle con Sialitz, che loro stavano insieme. Anche quel pezzo di merda di Lord Godwin, tutti quanti che sono morti in battaglia, che però adesso sono tutti felici. Che si sono combattuti fino a 5 minuti prima. Ora invece magicamente sono tutti contenti. Però il potere delle 108 stelle. E qui arriva Leknat, come sempre, a fare lo spiegone. Ed avete unito i cuori che sono guidati dalle stelle. Gli avete dato una certa forma al destino delle tre rune. Questo infatti è il good ending, dove Leon sopravvive. Mentre invece, come potete già intuire, nel bad ending Leon non sopravvive. Comunque ve lo attaccherò il bad ending, probabilmente alla fine del video farò un montaggio praticamente insieme. Sembra che il Senato abbia accettato di sciogliersi. Ottimo. Il Senato verrà sostituito da un Parlamento con rappresentanti di ogni città. Sarà un lavoro molto duro. Scommetto che i nani saranno un osso duro. Non importa, anche loro sono cittadini di Falenan, perciò devono partecipare alla sua vita politica. Ma certo, dopo quel che ha tentato di fare Lord Godwin, nani e castori potranno sempre dire la loro. E non dimentichiamoci della cerimonia ufficiale di incoronazione della regina. Sono pronta quando in qualsiasi momento, ma non deve essere niente di fastoso, ok? No, piccola Lim, certe cose vanno fatte in maniera adeguata, altrimenti le altre nazioni si faranno beffe di noi. Nei prossimi giorni arriverà un inviato di pace da Armes. Il Palazzo del Sole deve essere in condizioni perfette quando arriverà. Non c'è tempo da perdere. Non riesco a decidere chi è che mi dà più sui nervi. Dov'è mio fratello? Proprio quando mi serve il suo aiuto. E ora qui, ragazzi, altra rivelazione. Incredibile. Are you sure about this? Well then, looks like I was actually able to keep my promise to Farad. Esatto. George, your eye! Yes, my eye. Well, I was injured in battle long ago, as I said. But I didn't lose my eyesight. I can see just fine. The eye patch was just to remind myself to never get overconfident. What? Are you serious? Why didn't you ever tell us? Don't be mad. Esatto, lui è stato ferito, ma non ha mai perso la vista. Cioè lui metteva la benda come I've per memoria. I've decided to leave Falena. Esatto. What? But why all of a sudden? No matter what the circumstances, the fact remains that I killed the queen. E poi ti dobbiamo incontrare su Shigoto 2. I can't remain in this country after having committed such an act.
George. So, what plans do you two have? I see. I'm sure you two are gonna do a great job. George, take care, okay? Thanks. Anche perché vi ricordo che tutto questo in realtà è un prequel di Shikoden 1 e 2. Quindi George poi, andando via da Falena, lo rincontreremo in Shikoden 2. All is as it should be. Yes, I'm sure nothing like that will ever happen again. Indeed. E Zerase, che ha adempiuto al suo scopo. And that's all. The policies of the new parliament are supported by the majority of the citizens. I see. Thank you. But there's one more thing. Yes? Among our people, there's an ever-increasing hope that you'll get married soon. Mm. It's not easy being so beloved. You're enjoying this, aren't you? Don't be ridiculous. I've decided no more sacred games. I'll choose my own husband. Your Majesty? Anyway, there is no hurry for that. We already have a fine commander of the Queen's Knights. Am I right? Esa. Il nuovo comandante. Insieme. Tagliato i capelli. Insieme a Leon.
Che figata. E qui, ragazzi, si conclude. Si erge fiero difensore di Falena e della regina. Le leggende del suo coraggio e forza sono ancora vive. Si ritira dopo la realizzazione dei piani di riforma navale, passando il resto dei suoi giorni a Raftfleet. Pur considerata la candidata ideale alla carica di primo ministro, scompare senza lasciare traccia. Dopo il ritorno della Luna del Sole al Palazzo del Sole, Zerase scompare e non viene più vista. E la vergogna dovuta alla sua inflessibilità si dimette e chiede a Rahal di guidare la cavalleria. Pur essendo dissuaso, si dimette e torna a casa per costruire Lord Lake e insegnare ai giovani. Si impegna a migliorare la marina reale, ampliando il porto di Esterhazy e sviluppando il commercio marittimo. Parte per Nagarea alla caccia dei sopravvissuti alla Porta dell'Occulto, lasciando Sagiri per l'ultimo turno. Diventa la più giovane cavaliere della regina e si dedica anima e corpo alla protezione della sovrana e del fratello. Diventa il primo a presiedere il nuovo parlamento. Usa lo stile diplomatico di Lord Rovere per creare un nuovo ordine. Lascia la carica, insieme alla famiglia si dedica alla ricostruzione del regno a proprie spese. Il Serafino del Sud conquista grande fama e a quanto pare anche la mano di Salisha, la figlia di Lord Robel. Si dimette da cavaliere della regina, ma invece di tornare all'Elkal conduce una vita spensierata. Stanco del mondo civilizzato si ritira nelle foreste, dove stermina bestie estremamente feroci. Dopo la guerra rimane come assistente di Lady Haswar, torna ad Al-Said solo un'altra volta. Come oracolo più vecchio di Lunas aiuta la nuova regina, quindi annuncia un matrimonio a sorpresa. Lo sposo è... Insegna l'arte della scherma alla scuola di addestramento per le reclute, ex Arena, e da una mano in locanda. Insieme a Levi torna a Zeeland per liberare Ernst dalla sua maledizione. Perché appunto noi non abbiamo liberato Ernst, abbiamo praticamente preso Yuram al posto di Ernst. Diventa uno stupendo drago a tre corna, insieme a Nick diventa il più ammirato ma sempre irrequieto. Si pensa che sia tornata nella sua terra natia, gli stati del nord non avrebbero più avuto contatti con Falena per anni. Torna nel continente settentrionale da solo e partecipa a molte guerre usando vari nomi. Esatto. Torna a casa con Norma e Levi e rivisiterà le rovine dove ebbe inizio la sua maledizione. Nella ricerca del mistero di Sindar, Lorelai lo attira a Falena, dove finisce in prigione dopo una rivolta. Secondo il volere di Re Jalat, aiuta a stipulare un'alleanza con Falena. Vive a Sol Falena come ambasciatore. Comincia un viaggio per rinunciare per riunire i suoi gladiatori, venduti agli altri paesi, si allena sempre durante il viaggio. Torna agli stati insulari, al suo posto di vice capitano e ai continui giochetti psicologici del padre. Evitato da tutti, alla fine accetta un maledetto lavoro normale come sindaco di Lelkar. È assegnato al Palazzo del Sole con Rug e diventa abbastanza popolare tra la gente di Sol Falena. Rappresenta l'Elkar nel nuovo parlamento e sfrutta le sue abilità di mediatore per mantenere la pace. Celebra la promozione di Rahal prendendo un permesso per depositare un uovo, il padre e Lance, quindi torna in azione. Si dedica a ricostruire l'Elkal, ma scompare misteriosamente poco prima della fine dei lavori. Diventa un custode dei draghi del castello di Sauronix, guadagnandosi la loro stima per l'ottimo lavoro svolto. Entra nella cavalleria poco dopo la fine della guerra, insieme ad Axe comincia a distinguersi. Famoso dopo aver servito nell'esercito di Avalanche, trova lavoro ovunque vada, ma mai abbastanza ragazze. Continua a far lavorare Willem, pungolandolo in ogni occasione. Grazie all'addestramento di Galleon, entra al Palazzo del Sole sperando di diventare cavaliere della regina. Niente proprio di meno che Toma. Diciamo che il finale è classico di tutti i Shuikoden, no? Dove fanno vedere il destino di tutte le 108 stelle dopo gli avvenimenti della, diciamo, della guerra. Abbandonato da Lucrezia, cerca di dimenticare la tristezza assumendo il lavoro di capo della polizia militare. Giura di non fare più ladro fino al ritorno di Oboro e si offre di aiutare l'agenzia di Fuyo. Inizia a commerciare con Armes grazie alla politica di sviluppo di Boz, fa ottimi affari. Torna a Sol Falena e prosegue il lavoro come maestro delle rune, ma alla fine smette di andare al lavoro. Lavora alacremente alla ricostruzione di Lord Lake e pieno di gioia sposa di nuovo la moglie al suo ritorno. Si reca ad Armes aiutando Re Jalat e Shula, combatte contro la corruzione dei capi dei clan. Rimane al fianco di Isabel fino alla fine dei suoi giorni. Dopo essere succeduto a Craig come comandante, si dedica a riformare la cavalleria, aprendo alle donne. Diventa comandante della nuova guarnigione del Palazzo del Sole e difende Sol Falena con Dottoressa. Succede a Wabon come delegato dei nani nel nuovo parlamento. I suoi discorsi sono pochi, ma precisi e intensi. Torna al villaggio di Hod e lavora come stimatore. Ora lo apprezza per la sua eccentricità. Trova qualcosa nei materiali di ricerca di Zweig e si dirige a nord, verso l'impero della luna scarlatta. Esatto, Scarlet Moon. Prende il posto di Talgay come mediatore della politica di Lord Lake, ispirando tutti con il suo entusiasmo. Essendo già molto vecchio, muore poco dopo la fine della guerra. Marron e i fratelli ne prendono il posto.
Sebbene i suoi commilitoni gli suggeriscano di creare una sua unità, combatte sempre al fianco di Müller, che tra l'altro Lorelai raggiunge l'impero Scarlet Moon e poi incontra i ragazzi di Shikoden. Passa il ruolo di delegato dei nani a Gund e si ritrova, allungamento il piano ferroviario. Il suo acume politico le assicura un'importante posizione amministrativa, lavora per ricostruire il regno. Continua a costruire flauti per draghi, prova molti apprendisti, ma nessuno sembra essere all'altezza. Infatti Lorelai raggiunge l'impero Scarlet Moon e lì iniziano gli eventi di Shikoden 1 e 2, quindi tutto collegato. Insieme ai suoi artigiani si dedica al commercio, fornisce armature di prima qualità all'esercito del regno. Rifiuta l'offerta di diventare medico del Palazzo del Sole e apre uno studio a Lord Lake, curando la gente normale. Usa i resti della Porta dell'Occulto per realizzare molte medicine all'avanguardia. Cerca una moglie negli Stati Insulari, ma non capisce che il problema è chiedere mano di chiunque. Purtroppo per Marina diventa un insegnante di scherma nella speranza di affrontare di nuovo Belcourt. Tenta di vivere come un vagabondo finché Merron non lo riporta a casa. E la storia si riperde molte volte. Perché c'è Azuki che se la fa con Belcourt. Per eliminare la maledizione di Ernst, viaggia con Ernst e Norma attraversando il mare occidentale. Pur essendo un ottimo investigatore, ozia appena può, però sta sempre attento a Sagiri. Rifiutato da Ouboro di accompagnarlo, continua a lavorare per Fuyo. Comincia ad avere un po' d'espressione. Lavora duramente alla locanda di Stormfist e forse un giorno sarà sua. Diventa più diretta con Belcourt. Usa le rotelle del castello dell'Alba per sviluppare nuove idee, noto come Dottor Rotelle. Va in giro tra i suoi ex colleghi per incassare le scommesse. Il principe ha vinto. Pagate. Va a Solfalena come guardia del corpo di Shula. Spesso prende in giro Toma, che è diventato apprendista cavaliere. Torna agli Stati Insulari, si infila nell'armeria, distrugge tutti i Gushirunici e scompare nel nulla. Scompare insieme a Yar. A proposito di Skald, ha smesso subito la ricerca dei criminali. Diventa il delegato del villaggio dei Castori nel nuovo parlamento e aiuta a ricostruire la diga a sud di Solfalena. Va a Nagarea alla ricerca dei libri antichi, ma non lo fanno entrare. Certo, non basterà questo a fermarlo. Si disinteressa della magia, determinato a costruire nuove meraviglie con le sue mani, diventa apprendista di Wabon. Quindi Bergen ha mandato a cagare Levi, anche perché Levi se n'è andato con Ernst e cosa? Se ne sono andati via per i fatti loro. Protettrice e confidente della regina Limsleia per tutta la vita, le due diventano praticamente sorelle. Assegnata a Solfalena insieme a Shula, la sua saggezza e grazia conquistano i cittadini di Falena. Secondo lei, gli uomini fanno solo quello che vogliono, quindi diventa il leader dei nani e spaventa ogni uomo. Su richiesta di Babbage affronta un viaggio solitario nei freddi monti Ashtwall per esaminare le rovine. Decide di reclutare almeno 50 membri per la nuova orchestra sinfonica degli Elfi Doremi. Guardando il sole durante la festa per la vittoria, fa uno starnuto e svanisce. Vicky ha sempre lo stesso finale. In tutti Shikoden starnutisce e sparisce. Cerca il luogo indicato dalla leggenda dei pellegrini cremisi di Keeley, ma trova solo un albero. La riportano a casa, ma scappa quasi subito. Va a nord alla ricerca di culture più sofisticate. Aiuta Babbage mentre Sorensen è alle rovine. Fa un lavoro preciso, ma non mette in ordine. Diventa leader dopo la dipartita di Fualu Fualu. Contribuisce alla convivenza tra nani e umani. Si reca ad Armes per uno scoop, svelando l'enorme corruzione tra i capi clan più intransigenti. Lascia l'agenzia a Fuyo e parte, sembra per Nagarea, per sistemare le cose una volta per tutte. Scompare con Lucrezia, ma riappare anni dopo, abile non solo in combattimento e nota come la gioia di Corona. Torna al bacino della cascata, spesso si reca al lago Ceras per infastidire Byakuren e tutti i pescatori. Si incarica di riportare a casa Morron ogni volta che scappa, un lavoro che presto impara ad apprezzare. Sebbene sia famoso come fabbro, Wabon continua a disprezzarlo, ma questo non gli importa più tanto. Lavora con allegria per tenere in piedi l'agenzia dove lavoravano Sagiri Shigure a volte Ouboro. Impegnato ad aiutare la moglie, capo di Raftfleet, va spesso a trovare Lun al castello di Sauronix, ma va sempre male. Infatti Lun diventa cavaliere del drago e tra l'altro il capo era Wabon. Quello che insultava il fabbro, che gli diceva cretino, stupido, era Wabon. Entra nella cavalleria dopo la riforma di Rahal. Dopo un duro addestramento diventa il primo cavaliere donna. Diventa bellissima, si innamora di un cuoco chiamato Hayo e poi scopre il segreto del piatto del suo maestro, ma non lo rivela a nessuno. Poi incontra Jinkai, un cuoco. Hayo, di Shikoden 2. Rimane nel passaggio sotterraneo di Stormfist, a quanto pare solo per fare l'eccentrico. Determinato ad aiutare l'userina, diventa la migliore guardia del magazzino nel Palazzo del Sole. Come protettrice del lago Ceras, continua a proteggere il castello di Alba, ormai sommerso. Hayo, il cuoco di Shikoden 2, è il leader e la delegata di Raftfleet, ma ha sempre tempo per la famiglia quando Lun torna a casa. Partecipa ai tornei di arti marziali solo per guadagnare abbastanza per farsi una bella buffata.
Dopo aver imparato l'arte di fare grossi debiti per poi scappare subito, ora cerca di non barare. Va con sua sorella che segue Roy nel continente settentrionale, finisce nel gruppo di teatro con Roy. Va nel continente settentrionale alla ricerca di Roy, lo trova che si allena e lo ricopre di attenzione. Diventa una pescatrice alla caccia del pesce più grosso del mondo, scompare in mare ma tutti sanno che sta bene. Si sposta tra Alcide e Lunas, non intende mettere radici per un po'. Gestisce una locanda nel villaggio di Yeshun, assume personale per ogni mansione tranne che per il bagno. Sfruttando le sue doti di narratrice, viaggia con uno spettacolo di marionette e rallegra i bambini di ogni città. Si assume il folle compito di tracciare una mappa della vena d'acqua sotterranea mentre i nani scavano tutto intorno. Dopo aver scoperto la passione per la recitazione, entra in una compagnia teatrale. È nata una stella. Si ritira, davvero, a Raftfleet, dove beve insieme a Raja e dà una mano a Shiro di tanto in tanto. Roy, tra l'altro, ha questa descrizione perché noi non l'abbiamo fatto morire durante la protezione del castello. Se avessimo deciso di proteggere il castello, Roy sarebbe morto. E non avrebbe avuto questa descrizione. Sarebbe apparso morto durante l'assedio del castello di Alba, eccetera, eccetera. Quindi... quella è una scelta molto importante, non difendere il castello, perché difendere il castello avrebbe fatto perdere le 108 stelle e quindi non avremmo avuto il perfect ending o comunque il finale buono e tra l'altro la descrizione sarebbe cambiata, perché l'unico personaggio che può essere, diciamo, sostituito tra virgolette è Ernst, perché Yuram Burrows prende il suo posto. Cioè, se noi là non avessimo avuto Yuram, avremmo avuto Ernst. E qui, ragazzi, si conclude il nostro viaggio su Suikoden 2. Ora, non so se riuscirò a trovare magari un bad ending in italiano, perché è raro trovare magari un gameplay completo in italiano. Io provo a cercare qualcosa. Perché se non riuscissi dovrei ricaricare praticamente dal prima di reclutare Yuram, cioè dovrei fare il salvataggio prima di Yuram e sarebbe un casino, ragazzi, perché ho allenato tutti i personaggi, ho fatto, diciamo, tutto, ho portato le armi almeno a livello 10 di tutti i personaggi fisici, cioè sarebbe abbastanza pesante come cosa da rifare solo per una frazione di video per giunta alla fine del gioco. Quindi se non riesco a trovare nulla, probabilmente vi metterò il finale in inglese. Se riesco faccio io il lavoro di traduzione, magari vi metto la traduzione praticamente lì accanto. Ve la metto magari lì a finestra, vicino appunto a dove c'è il dialogo e tutto, però vedremo, mi inventerò qualcosa, perché ricaricare da prima di Yuram e rifarmi tutta la parte finale ora come ora per me è un suicidio dopo tutto quello che ho fatto, quindi probabilmente prenderò la strada più semplice. Comunque bellissimo il vestito da Cavaliere della Regina, l'outfit da Cavaliere della Regina, veramente figo. Per quanto riguarda ovviamente il protagonista in questo caso. Tra l'altro notate, si stanno praticamente vedendo tutti i personaggi che abbiamo reclutato. E come potete vedere ci sono anche gli elfi. Perché gli elfi Doremi noi li abbiamo presi tutti, anche se non sono stelle del destino, perché in questo caso gli elfi non sono stelle del destino, però vengono comunque considerati come personaggi reclutati. Ripeto, loro sono l'equivalente degli scoiattoli su Suikoden 2, gli scoiattoli Miku Miku, Meku Meku, Moku Moku, eccetera eccetera, sono esattamente la stessa identica cosa. Ecco, qui c'è Ernst in versione umana. Che poi in realtà non è neanche Ernst il sostituto di Yuram, ora che ci penso. Perché in realtà è un altro personaggio proprio. Perché se non ricordo male era una maga, quindi non c'entra il fatto di Ernst. Cioè il personaggio si chiama Ernest, cioè hanno un nome simile,
però il personaggio che noi avremmo preso in questo caso con Jin era una femmina, se non mi ricordo male. Quindi c'entra ben poco questo discorso. Comunque, io preferisco Yuram per un discorso anche di redenzione del personaggio. A parte che poi Yuram è uno di quelli praticamente insospettabili, nel senso, non ci penseresti mai a reclutare Yuram Burroughs. Proprio non ci penseresti mai a dire, ah vabbè, ora vediamo, torno a Rainwall e parlo con Yuram. Cioè, proprio zero. Non ti verrebbe mai in mente di fare una cosa del genere. Proprio non ti verrebbe mai in mente una roba del genere. E invece ti danno la possibilità di farlo. Tra l'altro il marito di Limsleya non si sa chi è. Poi ovviamente il protagonista con Leon si sono messi insieme, palesemente. Infatti tutti e due facevano i cavalieri della regina. Facevano il primo comandante e la prima comandante donna dei cavalieri della regina. Perché appunto poi gli è andato a finire che si sono messi insieme. Giustamente è nato l'amore poi, no? Tutti questi anni insieme, lei che si è presa cura del principe fin da sempre, è nato questo sentimento molto 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 profondo. Che non è obbligatorio, attenzione, perché se una persona fa la guardia del corpo e fa il suo lavoro disinteressandosi appunto di tutto il resto, non nasce nessun sentimento. Però loro hanno invece coltivato questo amore l'uno con l'altro. Belle anche le descrizioni di tanti altri personaggi che si ricollegano con altri capitoli. La figlia addirittura del cuoco che se ne va con Hayo, che noi già conosciamo. Poi sì, ce ne sono tanti. Lorelai che fa riferimento all'impero Scarlet Moon, che è per l'appunto praticamente l'incipit di Suikoden 1, perché tutti gli avvenimenti di Suikoden 1 avvengono in quello che è l'impero Scarlet Moon, che poi in Suikoden 2 viene chiamato ex impero Scarlet Moon, proprio perché poi la fine di Suikoden 1 praticamente abolisce l'impero Scarlet Moon. E ci sono anche tanti riferimenti, anche come la cittadina di Kanakan, dove Victor ha preso il vino da bere con Annabella, il sindaco di Muse. Oppure tutti i riferimenti alla regione insulare. No, ci sono tutti questi riferimenti. Quindi è bello vedere come in questi capitoli la lore di Suikoden sia comunque tutta unita, sia tutta attaccata. È veramente, veramente figo. Ed è per questo che comunque Suikoden nel mio cuore ha un posto speciale, insieme ovviamente alla saga di Final Fantasy. Ed è per questo che per l'appunto mi fa sempre piacere comunque riprendere in mano un gioco del genere. Che all'inizio può sembrare un po' pesante, perché comunque ci sono tanti filmati, c'è poco gameplay, c'è poca roba, però dopo che finalmente la trama ingrana ci si diverte molto. Questi sono giochi dove ci si diverte veramente veramente molto. Ce ne sarebbe un altro che vorrei portare sul canale, che se lo riesco a trovare, tanta roba, perché è difficilissimo da trovare anche. Lo dovrei comprare su PlayStation 5 in realtà, perché c'è la versione PlayStation 4, però costa un po' troppo, quindi se riuscissi a emularlo sarebbe meglio. Konami, quando ancora la Konami faceva questi titoli OP. Ora la Konami si è persa praticamente. Peccato. E qui abbiamo la parola fine, che probabilmente sarà anche la copertina del video. Qua possiamo mettere la parola fine.
Ora in teoria ci sarebbe il New Game Plus, perché qua credo, se non mi ricordo male, c'era la possibilità di fare New Game Plus. Esatto, perché noi praticamente possiamo salvare. Esatto, vedete, dati partita completata. E in teoria si potrebbe ricominciare New Game Plus. New Game Plus che consiste praticamente nel... nel ricominciare il gioco, però con tutto quello che tu hai già. Quindi, diciamo, una versione semplificata di tutto il gioco. Ora, vediamo se era così, perché io mi ricordo... Ecco, se io vado qua... In teoria dovremmo ripartire da capo, giusto? Esatto. Ripartiamo da capo, però... Praticamente con tutto quello che noi abbiamo già fatto. Quindi già il personaggio maxato, cioè maxato, personaggio comunque livellato, tutto, eccetera, eccetera. Però ovviamente non lo rifarò, perché non me ne frega nulla. Cioè, nel senso, già va bene la prima run, addirittura rifarlo in New Game Plus, un po' esagerato mi sembra. Comunque, va bene ragazzi. Detto ciò, vi rilascio, ecco, con questa schermata di Shikoden 5. Noi abbiamo ufficialmente finito. È stato un piacere accompagnarvi in questo viaggio. E come sempre, ci vediamo alla prossima.